Scusate un po'. Allora, buonasera a tutti, siamo qui dal Teatro 2 di Parma, oggi è 11 aprile e è appena terminata appunto la rappresentazione di Ocean Terminal, un atto unico scritto da Francesco Lioce ed Emanuele Vezzoli. Emanuele Vezzoli, attore e regista di questo atto unico, abbiamo detto, soprattutto ha riannodato frammenti di vita, testi autentici che non sono stati manipolati, quindi sono esattamente le parole che avete ascoltato qui, quelle scritte da Pier Giorgio Welby. Siamo qui con due ospiti, Oliviero Bea, che molti di voi conosceranno, volto televisivo, ma anche scrittore, editorialista del Fatto, saggista, poeta. So che in questo periodo, tra l'altro, ci sono molte iniziative nei teatri anche per raccontare la tua poetica. È vero? Eh sì, ammetto tutto a questo punto. Una cosa per cominciare, è difficile tenere anche solo in parte il pathos di uno spettacolo tremendo e di alta qualità come quello che abbiamo visto con Vezzoli, è molto difficile. Forse più che teorizzare si tratta di cogliere alcuni aspetti dello spettacolo e calarli nella realtà che ci riguarda, cioè trasferire una storia straordinaria quale quella di Pier Giorgio Welby nell'ordinarietà delle vite di tutti quanti che vengono toccate comunque in qualche maniera dalle lacune legislative, dall'insensibilità, dall'incultura che poi sono la base del disagio oltre alla tragedia, diciamo così, di una vita che finisce. E credo che sia l'unico modo per parlarne. Io, dopo uno spettacolo del genere, in cui fra l'altro sul piano drammaturgico mi è parso di cogliere, come raramente, altre volte può essere successo, ma insomma non è frequente, è addirittura raro, molto raro, la fisicità di una parola. È difficile che le parole di Welby potessero rendersi fisicamente nel modo in cui sono state rese da Vezzoli. Quindi devo dire, sono molto colpito ed è un'emozione che poi la parola ragionata, quale quella che si richiede in un dibattito, 100 passi, 99, 101, quelli che siano, non, più di tanto non riesce a continuare. Ecco, mi fa piacere che Oliviero Bea abbia subito centrato la questione, cioè qui è andato in scena un corpo e attraverso quel corpo delle parole, e poi infatti Pier Giorgio Welby, quello che anche è stato scritto da alcuni critici, e che non solo fa parlare il corpo, ma queste parole sono un po' tridimensionali, cioè spostano fisicamente. Se leggete il testo, c'è cioè un Terminal che è stato pubblicato da Castelvecchi nel 2008, è un testo incredibile, che proprio è come un mulinello quando si comincia a leggere, cioè avvolge una specie di ciclone. Ma veniamo alla nostra seconda ospite che presentiamo, poi chiaramente ci passeremo il microfono più volte, che è appunto Danila Valenti. Danila Valenti è un medico chirurgo oncologo e di fatto si occupa di cure palliative da tantissimi anni e soprattutto se ne occupa in una rete organizzata dal servizio pubblico dell'ASL di Bologna. Insomma, Danila Valenti, tu hai a che fare tutti i giorni con il dolore, anche con la morte, ma anche con la vita, appunto. Quindi volevo chiederti intanto una reazione dopo questo spettacolo. Grazie, grazie Monica. Ringrazio innanzitutto per aver avuto la possibilità di assistere a uno spettacolo veramente così importante da vari punti di vista. L'intensità con cui è stato espresso il dolore, la sofferenza di vivere una vita con una prospettiva reale di morte, perché per tutti la prospettiva di morte è reale. La vita ha una mortalità del 100%, questo lo sappiamo, ma avere la consapevolezza del limite sulla propria vita così tangibile, così vicino come può essere quello di una morte, soprattutto di un'invalidità, per cui l'idea della morte tu la vivi nell'impotenza di fare alcune cose, nella incapacità, nell'invalidità. E riuscire a esprimerlo con questa intensità è veramente importante e ringrazio veramente per questa opportunità.
Ringrazio anche per avere la possibilità di parlare di questi temi, perché penso che un nostro dovere civile sia tenere alto il dibattito su questi temi, anche chiarire alcuni aspetti che la vicenda umana di Welby ha sollevato. Ad esempio, in questo caso possiamo parlare di eutanasia. È eutanasia quello che è stata fatta a Welby? È legittima richiesta di rifiuto delle cure, che l'articolo 32 della Costituzione comunque sancisce? Il fatto di avere sedato Welby per evitargli una sofferenza conseguente alla sua legittima richiesta di avere rifiutato una terapia che è l'intubazione, quindi la respirazione attraverso il famoso staccare la spina, cos'è? È eutanasia? Allora, io penso che è fondamentale tenere alto dibattito su questi temi, partendo però da un chiarimento. Le parole sono importanti, e anche capire quello che sta dietro alle parole e ai concetti che le parole esprimono. Chiarire anche questi termini dal punto di vista legale, medico-legale, dal punto di vista etico. Tenere alto dibattito vuol dire fare chiarezza e voler approfondire anche, non tanto la verità, quando proprio cosa intendiamo con questi termini. Perché i termini possono essere fraintesi e possono essere utilizzati con finalità opposte a quelle per cui vengono espresse. E allora chiarire questi temi penso che sia importante. Ecco, infatti diciamo che ha ragione Olivia Robea quando dice: è difficile adesso parlare dopo una cosa così forte, dopo la rappresentazione della storia di un uomo che però ha fatto una scelta, ed è per questo che noi siamo qui. Cioè, quest'uomo non è soltanto passato attraverso il dolore, la malattia, tutto quello che ne ha conseguito, ha deciso di fare della sua storia una storia pubblica. E questo è stato in un momento molto preciso, quando lui ha aperto la finestra di casa, ha aperto il TG nazionale con la lettera al capo dello Stato, che poi infatti è stata anche letta e vista in un frammento chiaramente preso dalle cronache del TG di quei giorni. In quel momento Pier Giorgio Welby, che ha scritto una lettera lunghissima, io ho il testo ed è un vero e proprio capitolo di un libro. Intanto salutiamo Emanuele Bensoli che ci ha raggiunto, e adesso infatti, grazie anche all'arrivo di Emanuele Bensoli, poi riprenderemo anche con lui alcuni passaggi di questo lavoro. Però dicevo, è diventata una storia pubblica, che Giorgio Welby ha deciso che questa sua morte non doveva essere nel chiuso delle sue stanze, ma doveva andare oltre, aprire i TG e aprire il dibattito in Italia. Su che cosa? Sull'autodeterminazione della scelta. Allora, la storia di Pier Giorgio Welby fu discussa per almeno 40 giorni. Chi ha un minimo di rassegna stampa vide, mai successa una cosa del genere, quasi nessun dibattito ha tenuto banco sui mass media. Perché? Oh, forse perché la morte è una cosa, è un tabù fortissimo, non so, Danila, forse Valenti, la dottoressa Valenti poi ci dirà anche questo. Ma Olivia Robea, tu ricordi un po' quel periodo, hai qualche ricordo, come l'hai vissuta te anche come cittadino, ma anche come giornalista, come pensatore? Beh, ammetto che in quel periodo ero già nato, quindi sempre mi dice, ma ti ricordi il dopoguerra? No, ero nato. Allora, intanto approfitto per fare i complimenti diretti a Bezzoli, davvero alle palle straquadre, quindi complimenti. E il linguaggio naturalmente mutuato da quello che ho sentito fino adesso. E la seconda cosa che vorrei dire è che c'è una frase meravigliosa nella sua ampiezza semantica di un filosofo matematico austriaco di metà del secolo scorso, Ludwig Wittgenstein, che dice: ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Lo diceva soprattutto a proposito del suicidio, perché il suicidio è un mistero, che se ne dica. Il problema è la morte di Pier Giorgio Welby, il modo di morire, il discorso sull'eutanasia e tutto quello che ruota intorno all'eutanasia,
l'aspetto pubblico di questa vicenda è qualcosa di cui si deve tacere oppure no? Io penso che di no, che non è esattamente il contrario, è una cosa di cui si deve parlare non solo perché ha questa dimensione pubblica. Welby ha dedicato la sua vita ed c'è già un contrasto paradossale, straordinario. Di questo non si vorrebbe parlare, infatti noterete che sia di Welby che di Eluana Englaro è come se si aprissero e si chiudessero delle parentesi, quindi uno spettacolo come questo è sacrosanto, utilissimo, prezioso anche per questo, perché si, come dire, la parentesi di chiusura venga spostata in avanti e continuiamo a rimanere dentro la parentesi, possibilmente allargandola. E allora dicevo, il paradosso è che questa è una società che ha reso pubblico praticamente tutto. Non c'è, io ne parlo anche nei miei libri in un'altra forma, la dimensione pubblica non è pubblica e pubblicitaria, non è soltanto la pubblicità dei beni che per il consumo di cui tutti sappiamo ci ha, come dire, invaso la vita, è la dimensione pubblica delle persone che sono vendute all'incanto esattamente come i beni. Ecco, in questo contesto uno come Welby cosa fa? Fa un'operazione opposta sulla sua pelle, mette in discussione la sua vita, la mette in discussione in senso pubblico perché la sua vita coincide con la sua morte. O se volete, perché bene ha fatto chi ha scritto il testo e ci rimane, credo, nelle orecchie, nel cuore, ci rimangono le ultime parole di Vezzoli, in realtà non è un testo sulla morte di Welby, è un testo sulla vita di Welby, che è un'altra cosa. Cioè, diciamo che si compone di due aspetti. Quindi certamente bisogna parlarne e certamente si spiega perché non se ne vuole parlare, perché una società che ha reso la vita un bene di consumo fino in fondo, nel modo spesso più becero, più acefalo possibile, non si rende conto che la morte è l'altro aspetto della vita e uno non sceglie di nascere, ma forse deve almeno poter scegliere di morire. Bene, poter scegliere di morire. Io tornerei un attimo da Danila Valenti prima di dare la parola a Emanuele Vezzoli, perché Danila Valenti tra l'altro si occupa, è anche un protagonista, diciamo, in qualche modo di chiarimenti, di chiarezza, e proprio la società di medicina palliativa ha avuto un ruolo importante nel dibattito legislativo sul testamento biologico. Torno a questo dato di, diciamo così, politico un po' di attualità, perché noi siamo qui anche un po', ci stiamo scaldando di nuovo, perché sappiamo che in Parlamento si tornerà a discutere di questo presumibilmente in giugno. Il 18 marzo scorso c'è stato anche un appello di Giorgio Napolitano a tornare a parlare di questi temi in aule parlamentari. Io non so se l'aula parlamentare sia il luogo giusto, il deputato a farlo, però vorrei chiedere a Danila Valenti quali erano proprio i punti, le questioni che un medico con la tua esperienza e come società scientifica avete posto al legislatore. Prima un chiarimento rispetto al tabù della morte. C'è tanta morte in televisione, c'è tanta morte nei film. Finché la morte è là, non è qua. Quindi la morte in televisione vuol dire anche esorcizzare la morte, perché finché io la riesco a gestirla da un'altra parte non mi tocca e non mi è vicino. La morte oggi è un tabù importantissimo, così come è un tabù la malattia. In cure palliative noi tutti i giorni ne aggiungiamo di malati oncologici, ma non solo di malati oncologici. E quando prima Monica Soldano parlava di autodeterminazione, noi vediamo come nella nostra vita quotidiana, nel nostro lavoro quotidiano, in realtà noi incontriamo persone che hanno un loro bisogno di informazione e anche un loro diverso bisogno di autodeterminazione. Noi spesso parliamo di, noi incontriamo una persona, persone che hanno bisogni profondamente diversi, a volte opposti, e si conoscono persone che hanno una gamma di bisogni che vanno dalla totale autodeterminazione al totale bisogno di sentirsi affidati nelle mani di un'altra persona. Io, tutti i giorni, noi tutti i medici lavoriamo con persone che hanno bisogni così profondamente diversi, quindi
Abbiamo persone come Welby che sono fortemente determinate, fortemente consapevoli, con una chiarezza rispetto a quello che è la loro concetto di qualità di vita, e persone che hanno paura di sapere anche il nome della malattia che stanno vivendo, quindi con una inconsapevolezza totale della loro malattia. Compito nostro è fare sì che la persona raggiunga il maggior livello possibile di consapevolezza possibile per quella persona, no? Il livello di consapevolezza della malattia che può raggiungere. Per far cosa? Per far sì che la persona possa esprimere quanto più possibile il suo concetto di qualità di vita. Il mio concetto di qualità di vita è diverso dal suo concetto di qualità di vita. Sicuramente diverso da quello di mio marito, che è molto vicino a me, che mi sono sposato, ma che ha un concetto di qualità di vita diverso dal mio. Sicuramente diverso dal tuo. L'errore che si tende a fare è di... Perché sicuramente? Non lo so. Non lo so, sicuramente io devo cercarlo e sicuramente io non devo darlo per scontato. Noi abbiamo un'idea che esiste, non so, il fatto di poter andare a cena è un concetto di qualità di vita che è accettato da tutti ed è il massimo per tutti, non per tutti è così. Noi a volte tendiamo troppo spesso, medici, non medici, familiari, pensando di fare il bene dell'altro, proiettiamo il nostro concetto di qualità di vita sulla persona che stiamo seguendo, sentendoci pure buoni. Quante volte magari sento un medico che dice: ma io l'ho seguito come ho seguito quella signora come se fosse mia madre. Peccato che non sia tua madre. Facendo questo tu rischi di proiettare su quella persona quello che tua madre avrebbe voluto. Ma la signora Rossi voleva cose diverse probabilmente da mia mamma e io le ho cercate. Quindi il compito nostro è cercare di capire qual è il concetto di qualità di vita e di dignità di vita per la persona che ho di fronte. Perché io non devo proiettare quello che penso sia giusto per me sulla persona che sto seguendo. E capire se questa persona vuole autodeterminarsi, se ha le conoscenze anche rispetto alla sua malattia per autodeterminarsi, e invece se ha bisogno, come a volte succede, di affidarsi completamente ad altri. Io devo come prima cosa riconoscere questo, come primo punto. Welby aveva ben chiaro cos'era il suo concetto di qualità di vita e anche il suo concetto di dignità di vita. Obiettivo di tutti è fare in modo che questo sia possibile per più persone possibili. Che cosa... noi chiediamo alle persone che stanno vivendo una malattia importante, che può essere un tumore, che può essere una SLA, che può essere una distrofia muscolare, che abbiano la possibilità di esprimere con maggior chiarezza possibile quello che è il loro concetto di qualità di vita e potere, e possono, adesso anche per legge, dire il mio concetto di qualità di vita, cioè io vivo fino a questo punto, dopodiché io posso rifiutare una cura e lo decido perché sono stato informato e sono diventato consapevole di che cosa mi può fare questa cura. E se questa cura, che può essere il respiratore, che può essere la PEG, non corrisponde a quello che io vorrei per la mia vita, io devo avere, posso avere, devo avere la possibilità di dire adesso basta rispetto alle terapie. Ecco, diciamo che le questioni sono tante e io adesso torno agli europea che volevi dire subito qualcosa su quello che hai ascoltato. Per essere sicuro di aver capito... avanti, perché io sono d'accordo, non vorrei appunto che l'insieme desse l'impressione che tutti si dovessero comportare come Welby, che il metro di misura sia soltanto Welby, oppure per dirla brutalmente che
si debba per forza spingere la vecchietta a attraversare la strada se non vuole attraversare la strada, mi esprimo in modo molto raffinato filosofico per prendere il concetto. Io non credo che però questo sia il punto, anche se tutto quello che lei ha detto a proposito della dignità, della qualità dell'idea, di qualità della vita, della conoscenza e quindi della migliore conoscenza ognuno per sé, logico, sacrosanto e doveroso. Credo che il punto sia il diritto di fare una cosa. Webby non misurava, per quello che mi è dato capire, la sua possibilità di far terminare quella che non era più vita, secondo il suo parere, e secondo cioè il parere dell'unico detentore della sua vita, lui, e non stava offrendo un paradigma per tutti i web del mondo, stava dicendo però chi lo vuol fare lo deve poter fare, se capisco bene. Questo è il punto, quindi questo va oltre il discorso, certo, un discorso di questo genere è paracadutato su una società che non ha conoscenze, che viene sballottata da una parte e dall'altra e i cui diritti, invece che essere diritti reali, sono semplicemente una strumentalizzazione, una speculazione politica di Tizio e Caio e Sempronio, che se ne fregano totalmente, che usano quell'elemento come userebbero qualunque altro elemento nel cosiddetto dibattito politico, non so se questo è il nostro dibattito, certo che l'altro non lo è, beh, è un po' diverso, ecco. Adesso non per fare la pedante o la maestrina, però vi voglio dire che cosa c'è stato di rivoluzionario, per chi non l'avesse, non se lo ricordasse, per molti giovani, a noi capita spesso di parlare anche con i giovani che non hanno assistito a quelle cronache, che erano troppo giovani per capire. Di fatto Welby aveva semplicemente chiesto, capace di intendere e di volere, è capace quindi di farsi anche capire, che fosse staccato il respiratore per restituirlo a un percorso, potremmo dire, naturale di vita, e quindi staccando il respiratore la sua malattia, essendo lui in una fase avanzata della distrofia muscolare, non gli permetteva di respirare, in questo Mario Riccio, l'anestesista di Cremona, che noi abbiamo avuto anche tra i nostri ospiti, lo ha aiutato in questo percorso sedandolo per non farlo, non so, soffrire. Lì è nata la questione giudiziaria. La pretura ha cominciato a indagarlo, lui è stato sospeso anche all'ordine dei medici, c'è stato un caso quindi proprio per capire se giuridicamente la morte di Welby fosse stata naturale o procurata dall'intervento del medico. È lì che è nata la questione, ma anche la politica era disarmata, perché ancora nessuno si era reso conto che nell'articolo 32 della Costituzione, lo sappiamo molto bene, dice la dottoressa Danila Valenti, perché noi possiamo anche sottrarci alla cura e alla terapia. Quindi questo per dire che cosa? Che una cosa che era sotto gli occhi di tutti aveva bisogno di quella drammaticità, di quel dibattito, per far arrivare anche gli stessi magistrati a dire esattamente: la Costituzione ci dà già questa responsabilità e questa autodeterminazione. Ma non è bastato. Paradossalmente, l'articolo 32 della Costituzione ci permette di dire: nessun medico può mettermi le mani addosso, può farmi una terapia, può mettermi un tubo in gola, se io non do il permesso, se io non do l'autorizzazione. Qual è stato il problema che è stato sollevato da Welby? Ma quando è andato in pronto soccorso, Mina, in quel momento disarmata, preoccupata per questa sofferenza, ha dato l'autorizzazione e il tubo già l'aveva. E adesso? Chi glielo toglie il tubo? Ma lui aveva diritto a dire: toglietemi il tubo, perché il tubo è una terapia e lui ha il diritto di togliere il tubo. Però cosa chiedeva? Io voglio togliere il tubo, ma non voglio morire soffocato con la sensazione di fame d'aria. È legittimo che un uomo chieda di non soffrire? Abbiamo fatto anche una legge, 15 marzo del 2010, la legge sulla terapia del dolore e le cure palliative, in cui si sancisce il diritto alla non sofferenza. E io medico, che rispetto la scelta di un paziente, noi chiediamo
che venga permesso a tutti quello che stesso Papa Wojtyla ha chiesto alla ennesima proposta di intubazione in seguito all'insufficienza respiratoria, cioè stava soffocando, ha detto basta, lasciamo che venga fatta la volontà di Dio. Chiediamo solo questo, che venga fatta, che si faccia sì che la malattia segua il suo corso naturale, in un momento in cui gli interventi medici possono prolungare la vita di molte persone. E molte persone vogliono che questa vita venga prolungata, ed è giusto che la vita venga prolungata per migliaia e milioni di persone. Ma se una persona legittimamente dice per me io non voglio, la legge permette, anzi impone di rispettare questo no. E d'altra parte, se giustamente una persona dice io non voglio il tubo, ma non voglio soffrire e non voglio morire soffocato. Ed ecco perché la sedazione che è stata fatta per evitare che Welby morisse soffocato dopo aver rifiutato legittimamente le cure era una sedazione doverosa, perché il medico deve anche, come dire, assolutamente fare in modo che la persona non soffra. Nel momento in cui la sua malattia continua ad avere il suo corso, perché è stato tolto uno strumento che, dire, artificiale, che gli permetteva artificialmente, giustamente per milioni di altre persone, per lui non più giusto, per il quale ha chiesto ovviamente che fosse sospeso. Bene, adesso quindi come vedete insomma è importante chiarire questi passaggi, anche se sembrano un po' burocratici. In realtà nella burocrazia si è stato poi aggrovigliato, forse più aggrovigliato nella burocrazia in questo dibattito di cavilli per Giorgio Welby, un po' come Emanuele Vezzoni quando hai questo lenzuolo, no, che si attorciglia attorno e tu cerchi di vincolarti. Intanto Emanuele Vezzoni, tuo malgrado, tu sei un attore, sei un artista, però ultimamente io ti ho visto anche in molti incontri in cui si discute su questo. Mi ricordo in Campidoglio a Roma qualche tempo fa, c'è stata una bella iniziativa perché a Roma si è cominciato a chiedere di discutere di una delibera popolare che chiede l'istituzione del registro dei testamenti biologici presso il comune, che poi si tratta semplicemente di andare al comune e dire io voglio dichiarare le mie volontà anticipatamente rispetto al momento in cui non sarò più capace di dire quello che penso, e tu comune le tieni lì e fai questo archivio delle mie volontà. Ma insomma la mia domanda è: ti senti più politico o più artista? Pier Giorgio Welby ti ha contagiato in qualche modo? Sì, mi ha fregato Pier Giorgio Welby. Intanto prima di risponderti vorrei chiedere al dottor Carlo Leonardo, organizzatore dell'ospedale, se fosse dirci qua con noi, nel caso volesse dire qualcosa. Abbiamo lavorato insieme su questo progetto, e quindi è giusto che stia qui. Allora, più politico o più artista? Io non avevo intenzione di fare teatro civile, mi ero innamorato del testo di Pier Giorgio Welby, Ocean Terminal. Dal punto di vista artistico, letterario, trovo che sia un autore sconosciuto e nuovo, un linguaggio molto molto particolare, mai superficiale, un linguaggio che cerca di scalare vette e poi improvvisamente di tuffarsi nelle parti più profonde dell'intimo. E quindi di questo mi sono innamorato, di questo linguaggio che non è mai naturale, è poetico, anche il modo di scrivere che ha è quasi un verso, ricerca con molta cura le parole da accostare l'una all'altra, cerca anche il suono che risuoni, no? Insomma è un testo che ha un valore letterario e artistico grande, e quindi mi aveva affascinato e l'ho voluto mettere in scena per fare uno spettacolo teatrale puro, e credo che questo sia comunque uno spettacolo di teatro vero, senza orpelli, senza, a parte videoproiettori che ormai non è più neanche tecnologia, ma è ormai
e quindi un teatro fatto col corpo, un teatro fatto col corpo e con pochi elementi, povero come il teatro di Peter Brook, del quale sono innamorato, come Grotowski, come... E poi mi ha fregato Pier Giorgio Welby, perché mi sono accorto che dei due discorsi non erano scindibili, quel discorso del militante politico e da quello artistico. E mi sono ritrovato in mezzo a, quindi con Mina Webb, l'associazione Coscioni, mi sono ritrovato ad essere un, diciamo così, portavoce, no, di questo discorso. E quando facciamo gli spettacoli, solitamente dopo la prima facciamo i dibattiti, e le prime volte all'uscita del teatro c'era la raccolta delle firme per il testamento biologico, e quindi naturalmente ci siamo trovati anche noi militanti, ma è stata colpa sua, non mia. Io non, è una cosa che ci tengo a dire, che non mi sento mai solo qua, non lo considero monologo, non lo è in realtà, perché ci sono tanti personaggi che entrano e escono, ma non è retorica, ho la sensazione di essere veramente in coppia con Pier Giorgio. È per questo che guardo il tavolo spesso durante lo spettacolo, è per questo che agli applausi indico il tavolo, perché siamo sempre in due. Beh, insomma, diciamo che più di due, poi si aggiungono anche altri. Io prima di dare la parola a Carlo Di Leonardo volevo tornare su Olivier Robbea, perché tu prima che arrivasse Emanuele Vezzoli avevi già notato, appunto, a parte la fisicità con cui lui interpreta, ma anche queste parole di Welby. Io, che sono, devo dire, anche un'appassionata di libri, di Olivier Robbea, mi sono portata questo Il culo e lo stivale, che uno edito Chiare Lettere di, non so, 1 o 2 anni fa. Perché l'ho portato qui? A parte perché, insomma, il titolo ci sta anche bene, ma poi perché nel linguaggio di Olivier Robbea io noto molta capacità comunicativa attraverso le cose corporee, cioè che danno l'idea, perché alla fine attraverso la nostra fisicità e il nostro corpo si esprimono quei concetti base di cui ci dobbiamo un po' riappropriare. In fondo questo linguaggio babelico, ma anche molto fisico, tu so che non ti sei scandalizzato affatto, ma voglio dirti, comunicano anche questo, ti fa sentire un po' vicino. Io è una domanda che ti volevo fare fin dall'inizio, c'è qualcosa che ti piace, ti stuzzica di questo linguaggio? Ma io penso, poi scrivo di conseguenza, ma diciamo la verità, in un certo senso seguo il filone appena aperto adesso da Vezzoli. Uno scrive e poi pensa a quello che ha scritto e ragiona su quello che ha scritto, cioè io prima scrivo e poi penso. Lo so, è un po' paradossale, ma in realtà magari non è così, ma uno fa uno spettacolo teatrale e poi viene. E a proposito del linguaggio, questa è una società che apparentemente dà una società, un sistema di vita, e poi questo ci permette di tornare al discorso vita-morte di Welby, che apparentemente sembra privilegiare la fisicità delle cose. Non è vero. Nonostante tutto, a parte diciamo così, la mercificazione del fisico, il fisico è scomparso, è scomparsa la fisicità, e sta scomparendo la sensualità, il sesso è una merce, cioè è tutta una sta avvenendo un processo che sta defisicizzando, sta scomponendo e svuotando di significato fisico quello che siamo tutti noi senza il nostro corpo, e Webby lo dimostra nella maniera più atroce e più significativa. Non siamo il nostro corpo, poi siamo tutto il resto, ma siamo il nostro corpo, senza corpo non saremmo. E allora forse ricominciare anche in termini di linguaggio, di uso delle parole, a riferirci alle cose, alle cose come sono, forse è opportuno, forse ridà significato, riempie i vuoti per pieni, insomma. Del resto, per esempio, il culo e lo stivale, a proposito di un titolo, culo, al di là del fatto parolaccia, adesso non ci stiamo prendendo in giro ipocritamente, ma culo vuol dire buco, voleva dire buco in greco, voleva dire buco in latino, vuol dire vuoto e buco. Quindi ricominciamo dalle parole e poi vediamo. Due cose, se posso, su tutto quello che ho sentito fino adesso. Allora, certamente
la vita di Welby, le cose che ha scritto Welby, quello che adesso stasera è stato messo in scena, riguarda il confine vita-morte. Però tutto quello che stiamo dicendo ci dimostra che se consideriamo il rapporto vita-morte, cioè l'ultima soglia, in un altro modo, siamo costretti a rivedere anche il concetto di vita, non solo il concetto di morte. Questo è il punto di fondo, forse centrale per certi versi. Lo dico proprio telegraficamente perché l'ora è tarda e perché appunto non vorrei perdere le ultime goccioline di pathos che ci sono rimaste dallo spettacolo. La seconda cosa è una cosa su cui io non sono d'accordo, forse non l'ho capita bene o magari possiamo discuterne rapidamente. La frase di Welby che tu, Emanuele, ripeti sull'impegno dell'artista. Allora, non vorrei che si corresse quel rischio che la dottoressa prima diceva, allora non è obbligatorio, non tutti come Welby, ognuno ce la so. Io penso che sia giusto e meglio, se uno se la sente, di impegnare la propria arte, se ne ha tanto o poca che ne ha, in una chiave sociale di rapporto con gli altri, perché senza gli altri non saremmo, no? Non nasceremmo nemmeno, anche se per il futuro forse se ci si ridurrà a nascere da una persona sola, ma quello è un discorso che affronterei a un'altra ora e in un altro momento. Ho capito, ma e se uno, per esempio, è un artista e non gli viene da essere artista sociale, che se facciamo? Lo spingiamo a fare il web della situazione? Sarebbe un assurdo. Che faccia l'artista, che Baudelaire scriva le sue poesie e si spera che rimangano. Non so se ho reso l'idea. Credo che nel momento in cui un oggetto, qualcosa diventa arte, esce da un corpo, da una mente, penso che intenda questo, e automaticamente prende una vita autonoma. Quindi è un figlio, è qualcosa che si stacca da te. E quindi se fai un gesto artistico, automaticamente non è fatto per te, è fatto perché vada, perché incontri, perché comunichi a qualcun altro. Quindi è secondo me quello che intendeva Pier Giorgio, che comunque sia non è un fatto privato, credo, la intendo così recitando, la intendo così, quando lo pronuncio lo intendo in questo modo. Uno scrive e non pubblica, le cose sono le stesse ma lui non le ha pubblicato, allora quel pubblico rimane privato? La fanno tutti l'arte? Quante arti ci sono? Anche cucinare è un'arte, no? Ci sono... Almeno stasera cucinare, no, già tutti i giorni. Fatevi la grazia. Lo spettacolo finisce con una cosa, mi è rimasta qua, che siano stati negati i funerali a Pier Giorgio Welby. Quando ho sentito perché i vescovi dicevano perché ha chiesto ripetutamente di morire, l'eutanasia, morire, infatti non parliamo che non era nazista, cioè però. Giorgio lo dice chiaramente nel messaggio che avete visto, il capo dello Stato parla di eutanasia, cioè lui pur non trattandosi di eutanasia, la sua morte, ma di interruzione dell'accanimento terapeutico, lui si fa paladino, si fa martire e combatte assieme all'associazione Coscioni e Radicali, combatte per questa cosa che è l'eutanasia. Infatti lui aveva intenzione di morire 4 mesi prima di quando è morto. Ma per questo discorso in atto con l'associazione e con i radicali hanno poi spostato di 4 mesi la data della morte. Ma quando i vescovi dicono perché non vediamo i funerali, perché ha chiesto ripetutamente la morte, di morire, io la prima cosa che mi sono detto a lui ha chiesto di morire. Quando io qua sopra dico mi hanno fatto prigioniero il giorno stesso che sono nato, chi chiede di morire? Ma state scherzando? Ma il tubo tu lo devi poter staccare per restituirlo alla fine naturale. Ma come te lo deve spiegare Dio che l'ha chiamato? Ma come te lo deve spiegare? Questo mi fa impazzire. Io spero che un giorno rivedano questa posizione e diano la possibilità di avere un funerale. A
proposito del funerale, io vi dico, noi abbiamo avuto un vaticanista in uno dei nostri dibattiti che ci ha spiegato che in quel periodo 2006 i funerali furono legati più che altro per una questione politica all'interno del Vaticano, cioè perché comunque non tutti erano d'accordo sulla vicenda di non aprire questo spiraglio appunto alla richiesta degli eutanasi. Quindi era una questione ideologica che veniva punita con questo rifiuto, perché i suicidi per esempio hanno i funerali, in quanto si ritiene che comunque al momento di suicidarsi, come dire, siano quasi incapaci di intendere, di volere, o comunque che vanno perdonati per quest'atto contro Dio. Questo noi lo raccontiamo perché? Perché una delle cose più dolorose per la famiglia Welby e soprattutto per la mamma di Pier Giorgio Welby e anche per me è stata un po' questa negazione del rito funebre religioso, di tipo religioso. Infatti c'è anche una lettera che la mamma di Pier Giorgio Welby scrisse proprio per fare un appello rispetto a questo. Quindi noi come lo raccontiamo come questione anche storica, anche se vogliamo politica. Ma io voglio tornare sul tema anche dell'arte, della cultura, di come anche a volte è difficile. Quindi Carlo Di Leonardo, che con l'Associazione Teatri e Culture si è occupato di distribuire, e ci ha messo la faccia per non dire il resto, ma insieme a Emanuele Vezzoli, perché questo è uno spettacolo che è stato praticamente prodotto da due persone o tre, più o meno, nel senso come idea e come progetto. Quattro persone. E che cosa succede quando quattro persone decidono che un testo vale la pena di portarlo da qualche parte nel mondo del teatro oggi? Ci racconti un pochettino questa cosa italiana? Sì, vista l'ora mi sembra una puntata di Porta a Porta se la mettiamo su questo piano, però una cosa voglio dire, innanzitutto un ringraziamento allo staff, alla direttrice artistica del teatro per la meravigliosa accoglienza, a cui vorrei fare il nostro applauso, scusatemi, ma non è facile, quindi anche allo staff, all'ufficio stampa e quant'altro, agli elettricisti che ci hanno seguito, e poi brevissimamente a Marco Zara che, come dire, ha accompagnato Lele in questo meraviglioso percorso con le luci che insomma, richiedono un tempo importante affinché tutto possa essere svolto nel migliore dei modi, e poi a tutta l'associazione che appunto rappresento. Poi voglio ringraziare personalmente, così mi collego anche a quanto mi chiedeva Monica, a quanto ho sentito, perché oggi, come dire, scorazzando per i corridoi del teatro, accanto alla locandina di Welby, mi ritrovo una frase di Paolo Grassi. Paolo Grassi, a cui ho dedicato gran parte dei miei studi, e insomma, poi è stato un po' il motore trainante della conoscenza con Emanuele, che essendosi diplomato al Piccolo, chiaramente abbiamo scoperto di avere questo punto in comune anche con due età e forse due generazioni sostanzialmente differenti. Leggevo appunto accanto a questa locandina di Ocean Termini, ho anche fatto una foto perché mi colpiva molto, una frase che io ho citato più spesso, ovvero il momento in cui Paolo Grassi, alla nascita del Piccolo, quindi nel 47, per cui siamo quasi in una situazione sociale antropologica uguale, io dico che non ci sono le macerie, ma fondamentalmente stiamo vivendo culturalmente, socialmente e umanamente, soprattutto noi trentenni, una situazione che probabilmente Paolo Grassi e Strehler vivevano solo con le macerie in giro per l'Italia. E lui sosteneva appunto che questo Piccolo Teatro di Milano doveva nascere perché la città aveva bisogno dei cittadini e i cittadini avevano bisogno del teatro. Accanto a questa frase ne ricordo un'altra, e qui entro nel merito invece dello spettacolo, a cui Paolo Grassi faceva riferimento quando dovevano completare la prima stagione, ovvero la necessità di fare uno spettacolo in base al quale, vedendo il quale, gli spettatori, una volta alzatisi dai loro posti, avrebbero acquisito, quantomeno ampliato, la loro coscienza di cittadini. Ecco, fondamentalmente la mia associazione, che è costituita prevalentemente da trentenni, perché decide di fare un investimento anche morale in questo senso, al di là della solita e sterile polemica che i fondi non ci sono, che non si trovano, eccetera, ripeto, servirebbe veramente troppo tempo, decide di fare una cosa del genere perché crede che il teatro è prima di tutto un valore civile, è un valore che nasconde la sua vera essenza nell'impegno. Quindi perché fare questo testo? Perché
non è la necessità di porsi da un lato o da un altro, assolutamente, anzi dico sinceramente che spesso è capitato che ci fossero rappresentanti di varie associazioni all'uscita dalla sala in cui facevamo lo spettacolo, io chiedevo cortesemente di evitare la raccolta firme, perché questo spettacolo non vuole essere etichettato, non vuole essere avvicinato ad alcun tipo di percorso, mentale. Non lo chiamo politico perché politico alla fonte c'è la polis, quindi appunto il cittadino, mi contraddirei e non voglio. Spero che riusciate, che sia chiaro soprattutto e che si capisca quanto sto dicendo. Cioè vorremmo, abbiamo voluto e desideriamo negli spettacoli che facciamo attribuire il vero senso che in qualche modo il teatro dovrebbe avere, e credo che il fatto di vedere da parte del pubblico dei trentenni che si cimentano a farlo con l'ausilio, a volte gratuito, e scusate se lo dico, però la verità, di un professionista assieme ad altri, è veramente, secondo me, influente ed è importante. Sarebbe da, come dire, certamente continuare a distribuire, ma al di là della difficoltà, non è il problema del tema, è il problema che purtroppo in Italia i teatri, come dire, gli spettacoli girano poco, e questo è il problema, non è il tema. Non è assolutamente il tema, perché ripeto, alla fine degli spettacoli, e chiudo, scusami Monica se mi sono preso qualche secondo in più, la cosa che accade è questa: il pubblico esce con una serie di motivazioni. Primo, non conoscevo Welby e adesso lo conosco. Due, avevo paura che fosse uno spettacolo che parlasse della morte, dell'eutanasia, e poi anche che viene comunque smentita, di problematiche, di angosce varie, e invece mi sono trovato di fronte un momento di impegno civile, di impegno artistico. Credo che questa, come associazione culturale, ma culturale nel vero senso della parola, sia, come dire, il riconoscimento più grande. E quindi per questo il ringraziamento a lei, a quelli che hanno collaborato, a quelli che collaboreranno e coloro soprattutto che ci ospitano con questo principio, non tanto con il valore clinico, tra virgolette, ma con il valore politico, reale, vero, sensibile dello spettacolo. Bene, insomma, Carlo Di Leonardo ci ha detto un po' perché poi alla fine siamo tutti qua attorno a questo tavolo, ognuno un po' con la sua storia, il suo percorso, anche la sua professionalità. Ma io, prima di salutarvi, perché mi rendo conto che il tempo, no, ci siamo un po' in chiusura, vorrei ancora qualche parola da Oliviero Bea. Intanto tu hai detto che comunque questo spettacolo, insomma, ti è piaciuto anche dal punto di vista proprio della qualità sua artistica, teatrale, è vero? Sì, mi rifaccio a quello che ha detto, naturalmente come parte in causa, ma è la verità, quindi ha fatto bene a dirlo, lo condivido a 1000 per 1000. Pezzoli prima, che è partito per fare uno spettacolo, il miglior spettacolo possibile, a partire da un testo che gli piaceva, come quello di Webb. Quindi sì, in più dico che reggere un'ora in questo modo, pieno di cose, facendo contemporaneamente memoria e ponendo dei problemi, dando un'idea fisica dell'attore, perché è una prova d'attore non comune, su un testo che è originale, ma non è originale su più strati semantici. È originale perché è una cosa particolare, ma è originale anche perché è la vita di una persona fuori del comune, insomma, quindi lo sappiamo, una vita con una morte che la connota come un'esperienza fuori del comune. Quindi, insomma, ecco, magari io sono convinto che lo spirito con cui si può fare Shakespeare sia lo stesso spirito con cui Verzoli ha fatto Webby. Non so se dico un'eresia, ma insomma, ecco. Soprattutto posso dire una cosa: ha nominato Shakespeare, forse non è un caso, ma uno dei, insomma, Pier Giorgio Webby era invaghito di Shakespeare. Lui. No, però dico, nel senso che effettivamente in un modo particolare, perché poi c'è stato anche uno pseudonimo, insomma è una storia che adesso mi sta venendo in mente, ma non voglio allungare troppo il brodo, però hai detto il nome giusto, che ci ha aperto un richiamo importante anche alla biografia. Io volevo chiedere una cosa a Danila Valenti, ma secondo lei, perché questa era anche un'idea, portare uno spettacolo così in un luogo di cura, per esempio, perché alcuni ospedali, per esempio a Roma, Forlania, hanno anche dei teatri, no?
Ecco, è un'idea che potrebbe andare, cioè secondo lei la vita e la fine, questa dimensione che esce fuori, che poi alla fine è, come dire, appartiene a tutti, esistenziale come tema in fondo, non è neanche più un dato di cronaca, potrebbe funzionare? Due minuti per rispondere. Solo di questi temi è importante riflettere, parlare, discutere, litigare quando si è sani, per poter essere pronti quando si è malati. Quando si è malati e magari non siamo stati preparati a certi temi, potrebbe essere troppo violento, potrebbe essere troppo intrusivo e troppo violento, insomma, non rispettoso. E l'obiettivo invece è essere rispettosi delle persone. Ecco perché, adesso non sapevo di questo spirito brettiano, insomma, di questa compagnia, ma che, come dire, apprezzo molto, e che sia soprattutto di persone di questa età, di questa generazione, è ancora più importante. Ecco, il grande valore, secondo me, di questo spettacolo è di scuotere dall'indifferenza e dalla paura di affrontare alcuni temi. È un tema che, come vediamo, si presta a molte diverse interpretazioni e non sempre corrette interpretazioni, no? Eutanasia, rifiuto delle cure, suicidio assistito, sono tutte cose profondamente diverse. Se questo spettacolo contribuisce a fare chiarezza su questi temi e a parlarne per essere poi pronti nel momento in cui ci ammaleremo, perché ci ammaleremo? E questo tema non è che riguarda solo Welby, riguarda tutti noi, o riguarda nostro fratello, riguarda noi, riguarda i nostri genitori, quindi sono temi che toccano tutti. La fobia della morte, il tabù della morte, è la fobia del fatto che possa capitare a noi e la malattia comunque capiterà a noi. Parlare di questi temi non è parlare di Wendy, è parlare di noi, della nostra vita, della vita di oggi, della vita di domani l'altro, della vita di ieri. Se guardiamo la nostra famiglia, tutte le famiglie hanno vissuto delle malattie. Allora, il valore di questo spettacolo è aiutarci ad approfondire con onestà intellettuale, discutendo, temi profondi, perché sono la nostra vita, non è solo la vita di Welby. E il grande valore di Welby è di avere generosamente messo in pubblico la propria vita, ed è stato veramente, dobbiamo ringraziarlo per, come Bettina Englaro, per veramente la generosità con cui hanno messo in campo le loro vite a favore di tutte le vite. Ecco, io infatti ci sta bene l'applauso, devo dire, perché spesso si dimentica che sia Welby che Bettina Englaro lo hanno fatto per noi, per chi restava, perché altrimenti il loro problema personale avrebbero risolto tranquillamente andando all'estero o in qualsiasi altro modo. Sì, solo per dire, in chiusura, almeno da parte mia, che è una morte vitale. Sembra un ossimoro, ma non credo che sia tale. È una morte vitale. Abbiamo delle... siamo, purtroppo, visto il periodo, siamo assediati da vivi zombeschi, no? Per avere una morte vitale è importante. Grazie signor Bea, per queste parole, come sempre graffianti, opportune, e io volevo soltanto dire, ti ricordi Emanuele Vezzoli, quando a Roma abbiamo avuto Cosimo Rega, no? Che lui è un detenuto ergastolano, è stato attore protagonista di questo film Cesare deve morire, girato in carcere, e cioè, tra l'altro ci ha telefonato per farci in bocca al lupo per questa sera, ma lui è uscito dicendo: questo spettacolo lo voglio in carcere, perché in quel sentirsi intrappolati nel corpo lui rivede tante cose anche della detenzione. Il carcere è diverso dall'ospedale, mentre il carcere potrebbe andarci automaticamente, è anche una metafora. In un ospedale le metafore ce ne sono poche. Certo, no, ma io adesso stavo raccontando questo per dire come poi abbiamo spaziato anche con i nostri ospiti, i nostri appuntamenti. E proprio Emanuele, tu vuoi salutare anche il pubblico di Parma, che tra l'altro voglio dire grazie per essere restati qui con noi, che, insomma, è anche venerdì sera e ci piace stare insieme qui, no? Parma, 1991, Teatro 2, Baccanale, Schnitzler,
Festival di Spoleto, Emanuele Venzoli, Elisabetta Pozzi, Piero Diorio, Carla Manzoni. 1991, siamo nel 2014, sono passati un po' di anni. Ho lavorato qui un po' di anni, ho tanti amici qui, in questo teatro mi sento veramente a casa. Quest'anno abbiamo lavorato su Horvat, abbiamo fatto Gioventù senza Dio. E a questo servono anche, a questo, il valore dei rapporti di lavoro, dopo tanti anni di lavoro, si conoscono le persone, cioè, anche questo dovrebbe contare, no? Le persone, dopo aver lavorato insieme, devono guardare negli occhi, si devono capire, si devono poter condividere le esperienze. Le porte dei teatri, soprattutto degli stadi, devono stare aperte verso le cose che succedono, le cose nuove, e purtroppo in Italia quelle porte lì si aprono non per questi motivi ma per altri motivi. Grazie a Paola Donati, grazie al Teatro 2 di Parma che ha ospitato questo spettacolo, spero di tornarci ancora, grazie mille. Allora anche noi con la Radio 100 Cassi e anche noi 100% in Movimento, che oggi sono qui anche loro sempre mossi da veramente impegno civile, grazie a Paolo Piscone che è venuto qui da Milano, abbiamo Fabrizio che è arrivato da Piacenza per riuscire a mandare in onda poi questo nostro appuntamento di questa sera, e quindi anche noi ringraziamo per l'ospitalità il Teatro 2 e tutti i nostri ospiti, Oliviero Bea e Danila Valenti, e insomma grazie, buona serata.